La commissione oggi è il 31 maggio 2023, abbiamo soltanto un oggetto all'ordine del giorno che è la ratifica del provvedimento del sindaco metropolitano numero 114 del 10 maggio 2023, adottato con i poteri del Consiglio relativo alla variazione al bilancio di previsione 2023-2025, secondo provvedimento 2023, a carattere d'urgenza. E dare la parola al consigliere delegato Veronesi per l'illustrazione. Grazie. Sì, colleghi, buongiorno a tutti. Allora, l'eccezionale ondata di maltempo che si è verificata nei primi giorni del mese di maggio 2023 ha purtroppo comportato una straordinaria quantità di precipitazioni, tanto per durata quanto per intensità. Questo ha provocato diciamo, interessante l'intera piattaforma stradale, che erosioni di strade, vallive e di pianura dovute all'allagamento dei corsi d'acqua che sono esondati. La gravità degli eventi è stata tale da aver determinato la dichiarazione nel Consiglio dei Ministri dello scorso 4 maggio del noto, tra virgolette, stato di emergenza, come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna, con il contestuale stanziamento dei fondi. Queste risorse, da ripartire con successivi atti, potranno essere destinate al rimborso dei costi sostenuti dagli enti per rimuovere le situazioni di pericolo per la sicurezza dei mercati e dei relativi utenti. Quindi è emersa nel contempo la necessità per la città metropolitana di provvedere con estrema rapidità a una serie di interventi, alcuni di piccole entità, altri in vero a carattere definitivo, per risolvere gli importanti problemi che si sono verificati. Le strade provinciali sono quelle del primo lotto, le strade provinciali 29, 50 e 80. Quelle del secondo lotto, le strade provinciali 7, 33, 36, 110, il terzo lotto, le strade provinciali 59, 74, 75 e inoltre si prevedono ulteriori lavori di ripristino sempre relativi alla viabilità danneggiata sulle strade provinciali 15, 26, 27 e 34. Capisco che menzionate qui con i numeri non dicano tanto, nel contempo, come vi dico sempre, noi ci occupiamo di bilancio, quindi se volete diciamo, sapere diciamo, l'indicazione esatta delle strade, lì insomma bisogna richiedo al settore viabilità. Si è pertanto provveduto all'adozione del provvedimento a carattere d'urgenza da parte del sindaco metropolitano con l'assunzione dei poteri del Consiglio, proprio per andare ad allineare gli strumenti finanziari dell'ente, adeguando conseguentemente il bilancio di previsione 23-25 con l'utilizzo di parte del risultato di amministrazione disponibile quantificati in 2 milioni e 700 mila euro per consentire quindi l'affidamento di quelle che sono considerate le lavorazioni indispensabili con la necessaria rapidità. Viste anche le risultanze del rendiconto della gestione del 2022, tenuto conto anche dell'accantonamento per emergenze che è stato definito nello stesso a garanzia di eventuali squilibri che dovessero verificarsi, in osservanza anche dell'articolo 187 del TUEL, che al comma 2 disciplina l'ordine di priorità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e 186 del comma 1, questo è stato applicato una in parte disponibile per spese di investimento di cui alla finalità che è prevista nella lettera C. Ho concluso, grazie. Grazie. Qualcuno ha qualche domanda da fare? No, direi che insomma è abbastanza chiaro e necessario, urgente, insomma, visto tutto quello che è successo. Nessuno interviene? Niente, direi che altri punti, altre varie non abbiamo all'ordine del giorno, Barbara? Non so. No, Chiedeva Domenica. Presidente, non ci sono altri punti. Bene, allora direi che possiamo salutarci e ci aggiorniamo fra poco all'una per il consiglio, dove ci sarà questo stesso punto e mi pare un'altra variazione di bilancio. Posso Grazie a fare tutti. una Sì? domanda? Scusa, no, mi è venuto in mente adesso. Nel consiglio di oggi attueremo già la modalità di voto elettronico col tablet? No, ok, va bene.
No, mi pare di no, mi pare che sia prevista per i 14, correggetemi se sbaglio, avevo letto da qualche parte. Ok, grazie. Un saluto a dopo. A dopo, Grazie, ci grazie. vediamo dopo. Ciao.